sempre molto fiducioso e sono molto ottimista di natura e sono molto fiducioso nel team del professor Scarpa. Con questo primo passaggio il professor Scarpa ha potuto iniziare la possibilità di leggere tutte le varie parti del genoma e fare una terapia personalizzata, un vestito su misura per ogni paziente. Parte la fase 2, la SGC chiamata Argo, che significa accelerare la ricerca in genomic oncology, in oncologia genomica, che ha un preciso scopo. Per analizzare il genoma del cancro abbiamo usato pezzi operatori, cioè da interventi che i chirurghi facevano. Oggi invece stiamo mettendo a punto dei test che possono funzionare su molto poco materiale e quindi su biopsie, prima di qualsiasi intervento chirurgico o terapia, in modo da poi associare alle terapie che faranno e capire quali sono gli indicatori di risposta a queste terapie. Questo lavoro è stato possibile perché hanno collaborato 37 paesi. Non ci saremmo riusciti se fossimo stati tanti piccoli attori. Così invece è venuto fuori, diciamo, ben più di uno spettacolo, ma un grande risultato. Devo dire che è un momento veramente entusiasmante per chi come noi lavora in oncologia, e questa è una cosa che ripeto spesso ai miei specializzandi, perché stiamo vivendo un cambiamento epocale e loro che faranno gli oncologi 10 anni da adesso faranno gli oncologi in una maniera completamente diversa da come l'ho fatto io grazie a questo genere di approccio. Qui stiamo parlando di più di 1300 ricercatori, 1300 autori che da più di un decennio lavorano cercando di collegarsi per consentire una profilazione genomica di molti diversi sottotipi di cancro. Tutto questo non sarebbe stato possibile se non grazie a una collaborazione interdisciplinare, globale. E questo accade solo quando l'Accademia si apre agli altri e diventa inclusiva invece che esclusiva.